Capuano, prima domanda è quanto sei arrabbiato per questo gol? Molto, perché abbiamo fatto una partita di grande sofferenza, di abnegazione, avevamo tante assenze, gente ferma in mezzo al campo, abbiamo tolto, abbiamo tenuto la squadra molto più alta, poi prendere gol in contropiede al 90esimo, purtroppo in campo devono andare... Sono molto arrabbiato perché abbiamo fatto una partita di grande sofferenza, poi perdere al 90esimo su contropiede, eravamo 2-1 e abbiamo preso contropiede, non va bene, quella palla andava tenuta, purtroppo noi non abbiamo, qualcuno non ha capito ancora io i giocatori che voglio in mezzo al campo, non è la prima volta, purtroppo in campo devono andare gente che ha la fase applicativa, abnegazione, non stava bene Buonvissuto, l'ho tolto, come non stava bene Erpen, quindi ho cambiato subito per tenere la squadra più alta e poi prendere quel gol fa molto male. Ecco, proprio perché appunto la Chiesa, vista anche le tante difficoltà, chiaramente aveva avuto un'impostazione insomma di grande attenzione difensiva, concedendo, ma forse alla fine neanche troppo, perché sono tanti altri interventi di Benassi, ma non difficilissimi, tutti da lontano. Quindi la Chiesa è riuscita ad arginare l'Alessandria, a renderlo anche a un certo punto poco lucido, e quindi alla luce di questo è un po' il colmo, no? Aver preso qualcosa. Io ho cercato di fare di necessità virtù, di ottimizzare quello che avevo a disposizione. Avevo delle assenze, in più avevo giocatori fermi in mezzo al campo, su tutti Erpen, Buonvissuto, quindi ho cercato in tutti i modi. E poi c'era il momento dove loro magari avevano smesso anche di crederci, perché se vogliamo occasioni da rete limpide non ne hanno avute. Molti cross, quello che noi avevamo preparato. Però prendere gol in superiorità numerica al 90esimo è vergognoso, quindi non lo accetto, avrei perso in maniera diversa, non ho mai detto nulla, però in campo le checche non vanno bene, in campo devono andare gli uomini con le palle, non le checche in mezzo al campo. Tra l'altro nel secondo tempo la Chiesa è riuscita anche ad arginare prima del gol, ovviamente, Taddei, no? Che il primo tempo aveva fatto abbastanza male, nella ripresa poi fino a quell'azione lì non sarà più visto. Noi abbiamo arginato tutto, loro cambiavano struttura di gioco e io cambiavo struttura difensiva. È normale che una squadra talmente forte che non ha fatto altro che mettere palle in mezzo dalla tre quarti, io azioni limpide da gol non ne ho visto, se me le fate rivedere, le tiri dalla lunga distanza. Voglio dire, noi abbiamo avuto l'occasione sullo 0-0 con Brumat che potevamo andare in vantaggio, ci siamo difesi con grande ordine, con grande sacrificio, però il gol preso in questo modo io non lo accetto, soffrire fino all'inverosimile e prendere un gol in contropiede ad Alessandria non va bene. Il calcio è un'altra cosa, probabilmente qualcuno non lo ha capito, lo dovrà capire, perché qui si va al manicomio, si lavora dalla mattina alla sera. Prendere gol in maniera diversa va bene, ma non in quel modo, quando si poteva fare di tutto, 2-1, voglio puntare l'esterno, ma via, a cagare. No. Vabbè. Avete domande? Domanda da studio. Chiedono sul recupero di Conti se c'è qualche aggiornamento. Adesso noi oggi avevamo una miriade di assenze, avete visto come sono andati in campo altri giocatori che sono stato costretto a sostituirlo, non abbiamo recuperato nemmeno Cucciniello, però penso che il pareggio sarebbe stato un grandissimo risultato, soprattutto nelle condizioni in cui eravamo. Conti si dovrebbe allenare da lunedì, ma non è Conti, non Conti, noi la fase difensiva la facciamo anche se gioca chiunque, anche se gioca Nanni fa bella figura, il problema nostro sono altri, cioè non è possibile. Chiunque dice Montini? Ma certo, io glielo dico in faccia, ok? Deve andare a lavare i panni un giocatore che fa una cosa del genere al 90esimo, perché non è la prima volta. Io a Montini gli ho sempre, come a qualsiasi giocatore, giustificato sempre tutto. Sbagli un gol, non dico nulla, anche domenica, per l'amor di Dio, però perdere questa palla con sufficienza, non puoi giocare a calcio, devi andare a giocare nel Milan, nel Barcellona, non nella Rezza. Quindi c'è un provvedimento? No, nessun provvedimento, io vedo ciò che ho a disposizione e niente, continueremo a soffrire, io lo sapevo che c'era da soffrire in maniera illimitata, però venire qui e perdi abbassando al 90esimo, perdi qui al 90esimo, è dura, voglio dire, no?
poi perdere su un contropiede, lo ripeterò fino all'inverosimile, non è possibile. Da Cevantonna che ha fatto qualche segnale? No, ma adesso io sto pensando alla partita. Grazie, grazie a mister Capuano.